Sì, immagino che è messa la torcia. Poggio la torcia. Vedi che si è mossa. Vedi che mi muovo. Se c'è qualcuno può spegnere la torcia. Basta premere il pulsante dietro. O tentare di comunicare con noi, ecco, in qualsiasi modo. Un colpo, un passo, qualsiasi cosa che ci faccia capire che qui ci sia qualcuno. Mi sono mosso. Se sei tu, cerca di spegnere la tua torcia. Ah, spegna. Prendi l'energia dal registratore, dallo strumento nero. Non ti fa niente. Spegna. Ce la puoi fare. Dai, forza. Dai, e che ce la fai? Devo pensare che non riesci a spegnere la torcia.
Non ce la fa. Non ce la fa. Mi tolgo, qui che mi muovo. Riprovo la torcia, sempre il pulsante dietro, sempre il pulsante dietro. Evidentemente non eri tu prima. No, mi sa che dobbiamo supporre che non era lui. Vabbè, non eri te. Se sei qui, puoi far accendere una delle lucine colorate. È più semplice questa. Della forza. Basta che ti avvicini. Gesù? No, almeno io non l'ho visto. Se te sei lì che l'hai visto, non mi sembra. Però anche qui se prima si accende, cioè se dovrebbe accendere anche adesso, ho visto che c'è qui lo schermo è più vicino di prima, ti pare. Non si fa. Questo fa contatto. No, questo non fa contatto. Non è un cellulare, però guarda, il cellulare si è un po'. Non è un cellulare, il cellulare di solito non. No. Fai vedere che è acceso. Tu che cammino? Sempre punto zero. Se sei qua puoi fare salire un po' il livello degli MF? È un strumento nero vicino a quello con la lucina verde. Queste, visto che le sedie sono tutte pezze originali, per cui magari c'è qualche energia. Grazie.
per noi sempre sul 14 gradi, 14 gradi e mezzo. Per il puntatore, non rimane più. Dove sta? Il puntatore sta? Sì, 14. 14, giusto. Allora. Posizioniamo il registratore sul tavolo e il tavolo sul tavolo. So. Spegni, così se no non riesco a vedere che si accende. Cosa? Spegni con la tira spenta. Non riesco a vedere se si accende. E qui siamo a zero, non c'è. Ci sono anche cavalieri? Qualcuno della famiglia Visconti che vuole parlare con noi? Chi è? Visconti? Visconti, Certosini, Barbarossa. Barbarossa. E il Belgioioso. Il Belgioioso. Qualcuno ha riconosciuto il proprio cognome? La propria dinastia? Se sì, puoi dircela. Sempre la Luce Rossa. Moto. Barbarossa, sei qui? Solite moto. Ci sono degli uomini qua. Se vuoi rispondere di sì, accendi una luce. Una luce o rispondi sempre alla luce rossa di quello strumento nero? Sei un uomo? Accendi la luce. Sei una donna? Ci sono donne in questa stanza che è riservata agli uomini? Se sei qui puoi continuare questo motivo. O battendo un colpo. Se lo sai, continua questo motivetto. Samuele.
uno o l'altro. C'è qualcuno qui con noi? Magari va bene. C'è qualcuno può dirci il suo nome? Sempre qui alla luce rossa. Cos'era? Ho sentito un colpo. Non lo so, a me sembrava... Non l'ho definito come... Stava fuori. Puoi battere su questo tavolo che ho di fianco? Se c'è qui qualcuno può far spegnere la luce e la torcia? O parlare al microfono. O accendere una luce del K2? Siamo qui perché abbiamo ancora visto e sentito. A me lasciaci un messaggio nel registratore, così sappiamo che qualcuno che abbiamo registrato che lo prende. Perché al momento ci sono voci in corridoio. Se vuoi far sapere che ci sei, siamo qua e ascoltiamo. Cani, anche da fuori. Prendi pure l'energia dalla porta, tutta l'energia che ti serve. Anche. Campane. Adesso ti dovrebbe risultare più facile spegnere perché è più morbido. Prova a spegnerlo. Alla torcia. Prova a usare il K2, la lucina verde, ci basta anche solo una lucina in più. Anche perché fra un po' andremo via. Diciamo così, se la spegni ce ne andiamo. Spegni e ce ne andiamo. Ora accendi il K2 e fallo accendere. Ce ne andiamo se lo accendi, se ti disturbiamo. Quindi dobbiamo supporre che non c'è nessuno qua.
Sono le 11:30, abbiamo finito l'indagine. Da quanto è emerso sul campo non abbiamo riscontrato nulla di anomalo, ma ci riserviamo di ricontrollare e di visionare tutto il materiale raccolto. E comunque penso che sia stato un ottimo lavoro. Adesso vedete i risultati della prima indagine dell'impero Stantelliga al castello di San Colombano al Lambro, e dopo la Samuele. Il luogo è particolarmente suggestivo, ciononostante non abbiamo rilevato particolari anomalie nel campo elettromagnetico e nella temperatura. Se nel campo elettromagnetico e nella temperatura non abbiamo rilevato nessuna anomalia, per quanto riguarda l'audio abbiamo registrato qualche possibile voce. Potrebbero essere voci. Il terzo, un colpo che ho sentito soltanto io al momento della registrazione. Se qualcuno può sempre parlare in uno strumento nero, chiede, o anche se ascoltiamo con la voce rossa. C'è qualcuno qua che il suo nome? Sempre qui alla luce rossa. Sempre qui alla luce rossa. La nostra email è info@italiangostantelli.it, mentre il nostro sito internet è www.italiangostantelli.it. Inoltre potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Per concludere, vorremmo ringraziare il Comune di San Colombano al Lambro, l'Associazione Culturale di Borgo e Colle e il signor Beppe. Un grazie a tutti e alla prossima.